Allora, quando Giulio mi ha, buongiorno a tutti prima di tutto, ma quando Giulio mi ha chiesto di sviluppare questo tema, ho cercato un pochino di riflettere soprattutto sul termine emergenti. Ed è stato per me come professionista che in questo momento sto cercando di organizzare e riorganizzare un'attività professionale, è stata una sfida interessante ragionare sul concetto di emergenza in questo campo. Io sposterò un pochino il tiro dal punto di vista anatomico, ovviamente. Non dico nulla su quanto già è stato detto, nel senso che farò alcune riflessioni iniziali che spero siano poi spunto per una discussione. Non dirò nulla sul fatto che dobbiamo cominciare a occuparci in termini di emergenza di pazienti che si ammalano da adulti e che hanno tendenza a invecchiare, soprattutto pazienti che, indipendentemente dalla patologia che hanno subito in età adulta, possono sviluppare altri quadri patologici. E in questo senso, ad esempio, un elemento di discussione è il fatto che mi limiterò soltanto a questa parte per quello che riguarda la lesione midollare. Ci sono dati che ci dicono che il paziente con lesione midollare ha una maggior facilità. L'osservazione su questa coorte pubblicata pochi anni fa di 6.000 pazienti ci dice che l'hazard ratio delle malattie neurodegenerative in termini di demenza nell'insieme è più elevato rispetto alla coorte di pazienti che non ha una lesione midollare. E poi ci possono essere come patologie emergenti nei pazienti dei quadri de novo, diciamo, di problematiche neurologiche che portano con sé importanti problematiche di tipo urologico. Quindi altro punto da discutere. Un altro elemento importante è la possibile conseguenza, è stato accennato, della farmacoterapia di alcune situazioni urologiche che la letteratura ci dà dei warning recenti anche sulla possibile evoluzione in forme di demenza collegate o slatentizzate dall'utilizzo di alcuni farmaci di comune uso quotidiano. Un altro spunto che però potrebbe essere interessante, sempre in termini speculativi ma anche in termini organizzativi, è che sicuramente questo è un campo dove, mi permetto di dirlo, sulla base così di un'estrazione internistico-geriatrica, spesso la letteratura urologica si accanisce un pochino da un punto di vista diagnostico strumentale e il manifesto di questo pensiero è questo titolo di questo lavoro di Amarenco recentissimo, Chi cerca trova, quindi vuol dire che se noi ci accaniamo in alcune situazioni a voler fare diagnosi strumentale, dobbiamo poi essere anche in grado da un punto di vista organizzativo di contestualizzare quelle che possono essere opzioni terapeutiche spesso soltanto teoriche. Stamattina abbiamo sentito parlare dal collega neurourologo dell'unità spinale. Quindi i punti su cui discutere sul termine di emergenza, di emergente, sono diversi. Un altro elemento estremamente importante è che se sicuramente le conseguenze urinarie delle patologie neurologiche dipendono da lesioni somatiche, sensitive del sistema autonomico e dipendono dalla lesione, dall'estensione, c'è un altro elemento in termini di patologie neurodegenerative, è che solitamente le lesioni evolvono nel decorso e insieme al decorso della malattia che si protrae spesso per molti anni. Quindi dobbiamo anche essere attenti a cogliere quelle che possono essere le finestre terapeutiche necessarie e possibili quando da un quadro iniziale passiamo a un quadro diverso. E ancora in più, ma anche questo è ovvio ed evidente, elemento di discussione è che in tutte queste patologie, al di là di quelle che sono le situazioni urologiche in senso stretto, ci possono essere una serie di elementi che si incardinano e che si incastrano
gli uni agli altri che ci possono ovviamente, sono sfidanti per quello che riguarda poi la gestione dal punto di vista pratico ed operativo. Partiamo di qui, partiamo dall'epidemiologia della demenza, nel senso che noi abbiamo di fronte dei dati che ci dicono, questo è un lavoro pubblicato su Lancet, che a fronte sicuramente di una diagnosi a macchia di leopardo nel mondo, ma di sicuro nel 2040 dovremmo avere nel mondo occidentale circa 80 milioni di pazienti affetti da involuzione cerebrale. Questo è un dato da cui non possiamo prescindere. Ci sono diverse forme ovviamente di patologia e insisterò un pochino su questi elementi perché è soltanto attraverso un'analisi attenta e una diagnostica quantomeno iniziale, un pochino specifica, che possiamo avere la possibilità di fare delle scelte contestualizzabili nei nostri servizi tutti i giorni. Quindi focalizzerò l'attenzione formalmente sulla forma di Alzheimer, che come vedete ha una frequenza intorno al 7% nei soggetti sopra i 65 anni, con una frequenza di problematiche legate alla urgency e alla iperattività del detrusore con sinergia nel 25% dei pazienti. Lasceremo un po' da parte una delle forme meno frequenti ma facilmente diagnosticabili con una risonanza magnetica, quindi la forma vascolare, scusatemi, la forma a corpi di Lewy, che è una alfa-sinucleopatia, ne parleremo dopo. Mi focalizzerò un pochino di più sulla forma vascolare, la malattia di Binswanger o White Matter Disease, perché presenta delle situazioni da un punto di vista urologico che possono essere emendabili a differenza di quanto possiamo affermare con buona pace nelle forme di Alzheimer. Ho parlato ovviamente di un quadro prevalentemente caratterizzato da un'iperattività vescicale. Nell'Alzheimer, uno degli elementi importanti è considerare che al di là del danno della localizzazione prevalentemente frontale, prevalentemente ipocampale del danno, le problematiche urologiche possono essere dipendenti da una serie di altre situazioni che possono essere cognitive piuttosto che motorie. Vedete che possono essere condizionate dai disturbi dell'equilibrio piuttosto che dalla disinibizione che viene determinata ovviamente dalla lesione frontale. Gli elementi di difficoltà sono ovviamente quelli già citati prima. L'obiettiva difficoltà a mettere in atto le terapie comportamentali, che peraltro sono descritte spesso con enfasi, ma che poi in pratica ci troviamo un pochino in difficoltà ad applicare nella realtà di tutti i giorni, e il rischio della terapia farmacologica, che come ho detto prima, ci porta addirittura a pensare che in alcune situazioni esistano dei peggioramenti della malattia o presunti tali legati all'intervento urologico, farmacologico per le patologie urologiche. Insisto sulla forma vascolare perché la patologia, la sintomatologia urologica compare in tempi diversi nelle forme. Se nell'Alzheimer mediamente abbiamo dei disturbi che compaiono 6-8 anni dopo la diagnosi, nelle forme vascolari, nelle forme a corpi di Lewy, compaiono prima. Ed è importante e interessante sapere che nel caso della malattia vascolare, anche in questo caso, non è soltanto una localizzazione a livello corticale, frontale o ipocampale che ci porta al disturbo vescicale, ma è anche una localizzazione a livello dei gangli della base. Quindi abbiamo dei quadri diversi che in qualche modo condizionano nella malattia vascolare una vera e propria incontinenza urinaria d'urgenza, mentre vedete come nella forma di Alzheimer spesso ci si riduca a parlare di una difficoltà ad avere una minzione normale, senza un quadro nosografico ben preciso. Anche il dato clinico conferma la maggior gravità, tra l'altro, delle forme vascolari in tutti gli elementi della sintomatologia, ed è importante sapere che con l'utilizzo di una risonanza magnetica di una SPECT, che ovviamente dovrebbe essere patrimonio, conoscenza patrimonio
ovviamente dei colleghi neurologi, di chi per primo si avvicina a questi pazienti, è possibile fare una diagnosi differenziale rispetto ad una forma degenerativa pura di Alzheimer senile o di PIC, quindi di Alzheimer giovanile, perché ci troviamo di fronte ad un quadro di ipoperfusione che non è soltanto frontale, ma può essere anche temporale, può essere anche occipitale, che ci consente di fare una diagnostica di malattia vascolare, di malattia dei piccoli vasi, e quindi con una serie di conseguenze. La prima, più importante, è che abbiamo dei dati che ci dicono che nelle forme vascolari, quando siamo nei gradi 1 e 2, quindi i gradi iniziali che sono evidenziabili con un danno in risonanza magnetica ovviamente minore come entità rispetto ai gradi più elevati, ci sono dei margini per cui la terapia farmacologica e non la terapia farmacologica con antiaggreganti o con antiipertensivi, o non soltanto, è in grado di migliorare il quadro clinico, affrontare in questi pazienti il quadro dislipidemico, il quadro ipertensivo, il quadro glicidico, può sicuramente ridurre l'impatto anche della sintomatologia di tipo urologico. E segnalo da questo punto di vista, questo è un elenco illeggibile, mi scuso, ci sono una serie di situazioni che dal punto di vista sperimentale segnalo soprattutto l'uso delle tre fosfodiesterasi che sono sicuramente una speranza per le forme vascolari di demenza che possono essere in grado di incidere anche sulla patologia urinaria. Ma soprattutto, e questo è ovvio che ci interessa molto, sappiamo che in questi pazienti comunque la variazione degli stili di vita può in qualche modo modificare l'evoluzione della malattia. Quindi insisto sul fatto della diagnosi precoce di questi pazienti perché possiamo anche intervenire indirettamente o direttamente sulla sintomatologia urinaria senza dover ricorrere precocemente ai farmaci. Confermo questo tipo di dato anche perché se non in una popolazione specificamente di deteriorati, ma nella donna anziana le stesse identiche situazioni erano già state descritte da molti anni, quindi l'intervento sulle infezioni, sulla stipsi, sulla alterazione della mobilità, quindi anche ovviamente la prescrizione corretta di ausili, ma anche e soprattutto l'intervento sull'utilizzo della caffeina, sull'attenzione ovviamente alla prescrizione di farmaci diuretici, sui farmaci antipertensivi e sull'uso di farmaci che hanno un'azione sedativa, possono modificare anche il quadro urinario. Esistono da questo punto di vista delle raccomandazioni di buona pratica clinica che sono da tempo pubblicate e da questo punto di vista vorrei soltanto fare un cenno, non tanto all'effetto che tutti noi conosciamo degli antimuscarinici, su questo vorrei soltanto segnalare che in questo caso l'antimuscarinico è rischioso non soltanto per la sua azione a livello dei recettori prevalentemente corticali M1, ma c'è anche un rischio sull'azione sui recettori M3 e M4 che sono propri dei gangli della base. Abbiamo visto che la forma vascolare è caratterizzata da un quadro patologico anche dei gangli della base. Ma vorrei solo accennare alla pericolosità della terapia dell'associazione fra gli anticolinesterasici, farmaci di prima scelta sicuramente in tutte le forme di deterioramento mentale, sono farmaci che hanno come obiettivo quello di aumentare la disponibilità ovviamente dell'acetilcolina e che normalmente possono slatentizzare, determinare in alcuni casi l'insorgenza di sintomatologia urinaria che spesso viene interpretata come un peggioramento della patologia di tipo neurologico e invece è il normale effetto di un farmaco. In questo caso abbiamo dei dati che l'associazione dell'antimuscarinico e dell'anticolinesterasico è letale, letale in termini ovviamente di gravità, non certo di prognosi di vita, per quello che riguarda questi
questi pazienti. Quindi su questo direi che alcuni spunti possono essere dati. Ancora uno spunto, nelle forme vascolari spesso si associa un idrocefalo normoteso. Secondo alcune classificazioni, l'idrocefalo normoteso di per sé è una causa di demenza. Ecco, è importante, ad esempio, in queste situazioni poter aprire una finestra di intervento, perché sappiamo che il TAP test, oppure o soltanto comunque il fatto di modificare la dinamica liquorale, può determinare delle variazioni della sintomatologia urinaria e quindi anche in questo caso un intervento non diretto sul sistema può modificare il quadro clinico in senso ovviamente favorevole. Seguendo la gravità dal punto di vista epidemiologico, le malattie del sistema extrapiramidale. Anche in questo caso ci sono delle situazioni su cui porre un certo tipo di attenzione. Sappiamo che dal punto di vista epidemiologico è seconda la sintomatologia extrapiramidale nella popolazione dopo le forme degenerative, caratterizzata ovviamente da una sintomatologia motoria ma anche di disautonomia, e in questo caso uno degli elementi da attenzionare è il fatto che la DOPA, l'L-DOPA e i suoi derivati, forse con l'eccezione della bromocriptina, non sono in grado di modificare il decorso della sintomatologia urinaria. Perché? Perché verosimilmente anche in questo caso, in alcune forme di Parkinson noi dobbiamo pensare non soltanto al danno dei ganglia della base, ma al danno anche che deriva sulle due vie dopaminergiche, che sono quelle legate ad un'azione facilitatoria sul riflesso menzionale, mediata dai recettori D1, e all'azione inibitoria, GABAergica, mediata dai recettori D2 della dopamina. In questo caso, anche in questo caso, verosimilmente ci troviamo di fronte ad una patologia di tipo vascolare, in alcuni casi, non abbiamo ancora certezze, ma di sicuro il morbo di Parkinson deve essere interpretato prevalentemente come un accumulo patologico dell'alfa di questo soggetto qui, dell'alfa sinucleina, che è una proteina, e come vedete, anche se non abbiamo dimostrazione ad oggi di una neurodegenerazione del sistema autonomico, sappiamo che l'accumulo non c'è soltanto a livello nigrostriatale, causa ovviamente della patologia motoria, ma abbiamo anche degli accumuli patologici a livello del nucleo di Onuf. Quindi anche in questo caso, qui purtroppo non abbiamo finestre terapeutiche più di tanto da un punto di vista farmacologico, siamo di fronte ancora ad un quadro in evoluzione dal punto di vista, come dire, diagnostico. Le disautonomie che in qualche modo ci interessano in questo caso sono ovviamente, vedete, la presentazione nella patologia di tipo extrapiramidale precoce della disfunzione rettile e delle disfunzioni di tipo vescicale, e abbiamo un quadro interessante che ha una prevalenza, una frequenza intorno al 35%, che è quello della nocturia, che è già stata citata prima. Questi dati sono già assodati in letteratura attraverso questo studio. Interessante ed importante è che man mano che il Parkinson peggiora, questi sono i livelli di Hoehn-Yahr della scala, abbiamo un incremento dell'impatto della patologia di tipo urinario. Quindi anche in questo caso non possiamo permetterci, in una patologia che comunque ha un'attesa di vita importante, di fermarsi ad una prima analisi senza in qualche modo seguire la patologia. E qui non abbiamo una finestra terapeutica, però ecco, abbiamo qualche osservazione che può essere interessante per me, fisiatra, e per tutti, credo. Ci possono essere degli spunti che ci permettono in questi pazienti, e in questo vorrei anche fare un pensiero all'SM, di pensare e di ipotizzare che il trattamento comportamentale, già codificato in alcuni lavori,
ci consente di dare addirittura uno spazio alla kinesiterapia in questi soggetti nel momento in cui abbiamo la consapevolezza della richiesta di poter eseguire correttamente un esercizio concentrato ovviamente sul reclutamento del pavimento pelvico, le strategie di soppressione dell'urgenza attraverso il reclutamento volontario del pavimento pelvico hanno già avuto una loro importanza, una loro dimostrazione in letteratura e vi posso garantire che se si recluta in maniera corretta il paziente possono dare delle grosse soddisfazioni queste strategie. Da ultimo, ma ne faccio solo un cenno, non dimentichiamoci ovviamente l'uso della PTNS, quindi, o della TTNS, quindi la stimolazione del tibiale posteriore, che anche nel Parkinson ha già avuto una serie di osservazioni, direi, positive e importanti. Sulla nicturia, non mi soffermo, Giulio l'ha già citata prima. Mi soffermo da un punto di vista dell'attenzione perché di nuovo qui ci troviamo di fronte ad un sintomo, direi incontrovertibilmente urinario, che dipende da una situazione legata ad una disautonomia, scusate, che a sua volta può in qualche modo essere condizionata da quadri clinici emendabili o in qualche modo modificabili con terapie di altra estrazione. Sappiamo che al di là di quelle che possono essere le cause tipicamente vescicali, una ridotta capacità, un'alterata compresa della parete, un incompleto svuotamento, sappiamo che la nicturia può essere determinata dal fatto che nella disautonomia parkinsoniana, oltre ad avere una ipotensione ortostatica, abbiamo spesso un'ipertensione clinostatica. E quindi questi sono soggetti che nel momento in cui si sdraiano, hanno delle situazioni che possono determinare una alterazione della produzione della vasopressina, unitamente ovviamente ad una iperproduzione dell'ormone natriuretico, il che facilita e determina ovviamente una possibilità di una poliuria notturna, che è una diagnosi differenziale rispetto alla nicturia vera e propria. Dal momento che questa situazione di alterazione dipende verosimilmente dall'accumulo dell'alfa-sinucleina nei nuclei sopra-chiasmatici, è suggestivo, visto che tutto dipende dall'alterazione del ritmo circadiano, l'utilizzo della melatonina in questi pazienti per affrontare anche il problema, diciamo, urinario. L'ultimo elemento da prendere in considerazione è la variazione dell'equilibrio acido-basico che si può verificare in questi pazienti a causa ovviamente della presenza della sindrome di apnee notturne che facilita anche in questo caso la produzione dell'ormone natriuretico e quindi anche questo è un elemento emendabile ed è una situazione su cui poter ragionare. Una brevissima osservazione rispetto ad una forma molto presente in letteratura, e qui mi rifaccio un pochino alla frase chi cerca trova dei francesi, che è quella dell'atrofia multisistemica. Situazione di impatto epidemiologico apparentemente modesto rispetto al parkinsonismo, ma di impatto per quello che riguarda la sintomatologia urinaria molto più importante, molto più significativo. Anche in questo caso l'attenzione nostra deve essere sulla possibilità di fare una diagnosi precoce attraverso il neuroimaging. Abbiamo sicuramente queste localizzazioni sottocorticali che sono tipiche, ma l'elemento importante è questo segno che si rileva a livello del tronco encefalico. Il classico segno della pagnotta, nel senso che si vede questa suddivisione a croce oltre all'atrofia cerebellare. Questo è il segno della pagnotta. Anche qui, verosimilmente, il problema, la differenza rispetto al Parkinson è legato all'accumulo della proteina non soltanto nelle vie nigrostriatali, ma a livello
del nucleo di Onuf è a livello della colonna intermedio laterale a livello del midollo. Quindi anche in questo caso abbiamo una differenziazione anatomica che ci dà questo tipo di situazione. Importante, come vi dicevo, dal punto di vista della sintomatologia, che è più precoce per alcuni, è anche un segno prognostico negativo della forma extrapiramidale, soprattutto a carico del problema urinario, con delle caratteristiche che sono quelle dell'incontinenza da urgenza, della incompleta capacità di riempimento della vescica, con una ovviamente capacità della stessa inferiore, ma con due elementi che sono stati a lungo discussi in letteratura, quindi alla radio l'apertura del collo vescicale e all'elettromiografia il quadro di denervazione, ovviamente, dello sfintere uretrale interno ed esterno. Questo è probabilmente un po' il paradigma di quelle situazioni che da un punto di vista epidemiologico sono ancora modeste e dove spesso direi il rischio principale è quello non tanto del trattamento eccessivo quanto della diagnostica eccessiva. Salterei questa parte perché il tempo vola, non dico nulla dell'SM, l'unica cosa sulla quale mi sembrava opportuno eventualmente discutere è il momento in cui in qualche modo è opportuno fare la valutazione strumentale, al di là di quelle che sono le linee guida. Sappiamo che ci sono alcune raccomandazioni che sono diverse addirittura nei diversi stati. Abbiamo una serie di lavori, questo se non ricordo male, tra l'altro è un lavoro firmato da Giulio e anche da Carone, in Francia piuttosto che in Belgio, che prendono come punto di riferimento un EDSS superiore o uguale a 3. L'EDSS, vi ricordo, è una scala, qui è solo, l'ho troncata perché non ci stava, che viene utilizzata comunemente sia nella SLA che nell'SM. Recentemente a Göteborg sono stati segnalati ovviamente due raccomandazioni che hanno un contenuto diverso, uno della NICE che ci dice di fare un certo tipo di accertamento soltanto nei soggetti che sono a rischio per quello che riguarda le complicazioni del renali, e un'altra raccomandazione della società francofona che ci raccomanda di utilizzare l'urodinamica soltanto nelle situazioni dove sono presenti una concomitante incontinenza con le caratteristiche da sforzo, quando la prima linea di trattamento è in qualche modo fallita. In sintesi, non dobbiamo considerare in queste patologie, che sono emergenti semplicemente perché sono alle porte, isolatamente le manifestazioni urologiche, dobbiamo considerare l'età, il deficit cognitivo, la comorbidità nell'approccio diagnostico appropriato, la modificabilità del quadro clinico nel tempo e la precocità in alcuni casi dei disturbi urologici che sono dei buoni indicatori di prognosi. Grazie.